Ok, grazie a tutti di essere venuti. Io sono Alessandro Di Federico, come mi hanno gentilmente introdotto, e oggi vi parlerò di come ho creato il mio decompilatore. E adesso introdurrò un po' di cosa voglio parlare oggi. Prima magari dico due parole su di me. Io sono un ex pauliano, io sono membro onerario come Alex, che ha fatto un talk che, come al solito, è difficile, diciamo, è difficile andare dopo perché è molto coinvolgente. E sono anche un ex studente, dottorando e postdoc del Politecnico di Milano, e ci tengo a dire che io sono in questo ordine, cioè per me il fatto di essere stato presidente del Pol è un grande onore, e ringrazio i membri del Pol di oggi che mi hanno invitato, perché il Pol mi ha dato veramente tanto nella mia carriera, diciamo, accademica, e per cui ci tengo a essere qua. Io mi occupo di sostanzialmente software engineering, sono il fondatore, il cofondatore di Revenge Labs, di cui vi parlerò tra poco, però diciamo faccio anche relazioni con clienti, amministratori e amministrazione, ma fortunatamente faccio ancora sviluppo, faccio un sacco di design, cioè progettazione, e un sacco di code review. Quindi diciamo ho un ruolo attivo, non voglio che pensare che sia un manager così. Revenge Labs è l'azienda che ho fondato insieme a Pietro, il mio socio. Siamo 10 sviluppatori, abbiamo solo figure tecniche e sviluppiamo degli strumenti di reverse engineering, e tra poco vorrei spiegarvi di che cosa si tratta. E a lato sostanzialmente facciamo anche attività di consulenza nell'ambito sostanzialmente dell'emulazione. Allora, di cosa vi parlerò oggi? Di come ho creato il mio decompilatore. Allora, inizialmente quando mi hanno chiesto di fare un talk, potevo fare un talk verticale, molto tecnico, ma invece ho deciso di, diciamo, prenderla un pochino più a larga e cercare di condividere alcune cose che ho imparato in questi anni su, diciamo, non tanto come fare un'azienda, ma come iniziare un progetto proprio e quali sono le sfide, quali sono le questioni che si incontrano, quali sono state le scelte vincenti e quelle perdenti, e a lato dare un po' un sapore tecnico di che cosa diavolo è un decompilatore. Quindi questo è quello di cui parlerò oggi. Disclaimer, chiaramente se io sono qui a parlarvi è perché, diciamo, il progetto è partito, ok? Non voglio dire che siamo un progetto di enorme successo o guardate come sono bello così, però chiaramente se sono qui a parlarvi è perché il progetto è sopravvissuto, quindi alcune delle cose che vi dirò saranno soggette a survivor bias. Quello che ho cercato di fare è però di mungere le cose che hanno una validità generale, a parte sono stato fortunato quell'anno a trovare un cliente che mi ha dato soldi sufficienti per sopravvivere. Ok, quello, cioè a parte tutto quello che vi dirò oggi, per il successo di un progetto ci vuole una parte di fortuna immensa, che noi finora abbiamo avuto. Però spero di riuscire a comunicarvi dei concetti che siano validi, in caso qualcuno abbia interesse a seguire una strada simile. Allora, partiamo da come è nato il progetto. Il germe iniziale dell'idea di fare un decompilatore è partito dai CTF. Chi di voi sa cos'è un CTF? Non pensavo, ok. CTF, per chi non sapesse, sono delle competizioni di sicurezza informatica, che sta per Capture the Flag, dove sostanzialmente si mangia sano, è pieno di intellettuali, e si dorme molte ore, 8 ore a notte. Sostanzialmente sono questi eventi che magari durano anche 72 ore, in cui, diciamo, non voglio dire che non si dorme del tutto, però ci arriviamo vicini. E qui abbiamo anche una foto del professor Barelli, che vedete ci tiene molto alla sicurezza, stava accendendo il proiettore con uno strumento del tutto appropriato in piena notte alla sala conferenza del Dade. Qui ci sono io molti anni fa insieme a un mio amico di fronte allo schermo come due gatti, ma soprattutto quello di cui vi parlerò oggi è quello che stavo guardando in quel momento, cioè questa roba qui, cioè il software che usa la gente che si occupa, diciamo, delle attività che faccio io durante i CTF, durante queste competizioni di sicurezza informatica, che non è roba web, con tutto rispetto per chi fa web, ma è roba di binari, ok? Codice macchina, codice compilato da CC++, cose simili. In particolare proprio questo programma qui, ok? Se vedete là in alto c'è scritto AIDA. AIDA Pro. Che cos'è AIDA Pro? È un decompilatore. Vi faccio una brevissima demo. Ok? Questo è AIDA. Ok? È un decompilatore. E dato un programma di questo tipo, che spero che riusciate a leggere, abbiamo un semplicissimo... Questo è un programma C. Suppongo che ancora oggi la gente faccia C al primo anno del Politecnico, lo spero. C'è un main, c'è una funzione che fa la somma e restituisce il risultato, ok? Niente di particolarmente sofisticato. Quando lo compiliamo,
con GCC, possiamo guardare il suo codice assemblato di basso livello. Okay. E qui che cosa troviamo? Troviamo una funzione che si chiama sum, e qui troviamo un'istruzione un po' strana, ma che sostanzialmente fa l'addizione. Ora, il reverse engineering, quindi la decompilazione, si tratta di prendere roba simile e renderla in una maniera più fruibile da un umano rispetto a questa roba qui. Questo è codice macchina, disassemblato, roba di basso livello. Quello che vuole fare un decompilatore è tornare a qualche cosa simile al sorgente originale. Ok? Quindi, in questi programmi tu hai, ad esempio, questo è l'equivalente del disassemblato che abbiamo visto prima, ma hai anche il decompilato, cioè prendi il processo di compilazione, lo giri simmetricamente sull'asse giusto, così, e ottieni questa roba qui. E qual è l'attività che uno fa? Cioè, quando uno si trova di fronte a questa roba qui, adesso è abbastanza evidente cos'è, no? Sum, hai due argomenti, capiamo che cosa fa, ma spesso le funzioni sono molto grandi, e bisogna cercare di capire che cosa sta facendo questo programma. E per cui una cosa che io, cioè un parallelo che io faccio sempre, è che reverse engineering è un po' come essere Adamo, cioè devi dare i nomi alle cose, ok? Quindi ad esempio, se torniamo qui, un'attività tipica sarà premere N su ad esempio un argomento e dire primo addendo, ok? Secondo addendo e così via, dare i nomi alle cose o recuperare strutture dati, cioè capire, cercare di capire che cosa sta facendo ogni parte del programma, ogni funzione, ogni variabile locale, ogni argomento e, oltre a questo, le strutture dati che manipolano, come sono organizzate per capire cosa sta facendo il programma e, ad esempio, scoprire se sta facendo qualcosa di malevolo, se c'è una backdoor, oppure trovare una vulnerabilità per scopi più vari, sicuramente riportarla al produttore, non volete sfruttarla per fare cose malevole. Quindi, il punto è, AIDA era famosa per non avere la feature di undo e redo, cioè annulla e ripeti. Quindi, al punto che la gente faceva i meme dicendo no undo, no surrender, cioè immaginatevi che durante queste competizioni uno passa 72 ore di fronte a questo programma e se scazza una cosa, deve sostanzialmente, non voglio dire che ricominciare, ma non può fare undo. Okay? Quindi, questo genere di programmi avevano delle serie limitazioni. Adesso, questa è una limitazione, diciamo, di UX, di usabilità dell'interfaccia. Ma quello che io vedevo mentre facevo questo genere di attività è che, secondo me, si poteva fare qualche cosa di meglio. Ok? Quindi, diciamo, questo è stato il germe iniziale per fare questo progetto. Quindi, diciamo che, cercherò di portare avanti questa metafora, io avevo un'idea di un quadro e adesso devo appenderlo alla parete. Il quadro era fare un decompilatore che funzionasse meglio di altri. Avevo un quadro e mancavano i chiodi. Quindi, così, diciamo, mentre lo studente qui, giocavo a questi CTF, a queste competizioni, decisi, finita la laurea, di fare un periodo da, diciamo, assistente di ricerca all'ufficio 127, che è sempre dove lavora il professor Barenghi, che ho avuto l'onore di, diciamo, di poter chiamare collega. E sostanzialmente al 127, no? Il 127.001, localhost, home sweet home, ho imparato varie cose. E la prima cosa che ho imparato è che con C++ è molto difficile avere a che fare. Okay, io ho lavorato molto con C++ e non so chi di voi ha mai maneggiato C++ abbastanza seriamente. Ok. Se qualcuno di voi è capitato di vedere un errore, magari alcuni anni fa, perché adesso sono migliorati, ma gli errori del compilatore, a volte se tu sbagliavi una cosa con i template arrivano 200.000 righe di errore davanti e tu non sapevi che cazzo fare. Era veramente estremamente frustrante e, diciamo, essendo anche uno studente, come penso sarà capitato anche a voi, a volte uno si sente un po' messo in dubbio, cioè io non sono in grado di fare questa roba qui, ok? E quindi era abbastanza frustrante. Fortunatamente un mio collega che lavorava con noi mi prendeva per la mano e mi diceva no, ma non ti preoccupare, adesso guardiamo Rust. Che cos'è Rust? Un compilatore, quando prende il vostro programma C o C++, quello che fa, prima di tutto, chiaramente non è che lavora, no, con la stringa del vostro programma carattere per carattere. La prima cosa è costruire un abstract, cioè un abstract syntax tree, costruire un albero di tutti i token che corrispondono al programma in modo da poi poterci fare delle altre elaborazioni. E qui c'è come mettere Rust con Clang. Clang è un compilatore simile a GCC. Se voi avete usato GCC al corso di Informatica 1, Clang è un'alternativa che compila C++. Ora, qual è il problema? Il problema
è che se prendiamo il nostro programma C di prima, questo è l'astro. Non è molto amichevole, giusto? E se sostanzialmente voi ad esempio prendete includestring.h, un file CPU che fa solo includestring.h, il suo ASS sono 57.000 righe di codice. Ora, io avevo un problema, ora ne ho due. Cioè, devo mettermi a fare. Ma la cosa che voglio dire è che, nonostante diciamo questa difficoltà sia con il linguaggio di programmazione, ma anche con l'AST, cioè nel senso, questo mio collega mi diceva, no ma non ti preoccupare, io non so qual è il problema che hai. Cioè non è che era un problema sciocco, io ero incapace, lui veniva lì, mi diceva qual era la soluzione e è finito. Lui non sapeva qual era il problema, ma lui mi ha trasmesso questa cosa che è la fiducia di poter risolvere il problema indagando in profondità in qual è il problema, andando negli internals e non avendo paura di farlo. Questo può sembrare una cosa sciocca, però appunto il punto è questo: tu se scavi abbastanza a fondo, se metti da parte diciamo la tua paura, la tua sindrome di impostore, tutte queste cose qui, puoi arrivare alla soluzione. E questo diciamo è il primo diciamo takeaway della giornata. Ci saranno vari takeaway, spero che possano tornare utili, però cioè che a volte prendere la strada lunga, cioè andare a guardare le cose in profondità, è la cosa giusta da fare, ok? Cioè come informatici noi siamo abituati, no? Se con chiunque diciamo non è informatico, a essere estremamente agili, no? A risolvere un problema, a trovare una soluzione alternativa, no ma prova quell'altra cosa, usa questo programmino che ti risolve il problema. E, però a volte questo ti impedisce di guardare in profondità le cose, e anche se tu ti senti sveglio perché hai risolto in metà del tempo un problema, a un certo punto magari devi affrontare il CPU dove non c'è storia e non hai una scorciatoia, ma puoi invece guardare le cose in profondità. Qual è il vantaggio anche di guardare le cose in profondità? Che magari capisci meglio quello che stai guardando, capisci quali sono i principi di design, cioè non ti fermi più a risolvere un problema, il mio codice non compila, ma capisci magari come funziona il compilatore, capisci quali sono le scelte di design, magari riesci addirittura a formulare delle valutazioni su ma perché hanno fatto il linguaggio così, magari capisci che è stata una buona scelta, magari no, ma capisci il design delle cose se tu ti fermi e guardi le cose in profondità. Quindi la prima cosa che vorrei dirvi oggi è: non abbiate paura di fermarvi e guardare le cose verticalmente in profondità. Non ballate sempre sulla superficie delle cose. Perché l'unico modo anche per, diciamo, e questa diciamo, è una prima parte di quello che voglio comunicare, per avere un'idea nuova, cioè per fare un progetto vostro, non si può partire da guardando cosa fanno gli altri sulla superficie. Bisogna andare in profondità a vedere come funzionano gli altri per poi poter pensare di fare qualcosa di nuovo o di diverso. Un'altra cosa che ho imparato al 127 è la loro, quella che chiamo la ricetta 127. Ok, al 127 fanno ricerca, no, cioè il professor Barenghi e tutti i colleghi, oltre a insegnare, fanno ricerca. E quando io sono arrivato lì, ho capito che la loro ricerca, molto semplificata, era che loro fanno compilatori più cose. Cose a caso. Non importa quali. E un esempio è, ad esempio, una cosa su cui lavora proprio il professor Barenghi, è protezione da attacchi side channel ad algoritmi crittografici. Vi faccio vedere un esempio che non c'entra con algoritmi crittografici, ma molto rapidamente molto interessante, secondo me. Allora, leggiamo un attimo questo piccolo programma C insieme. Immaginatevi che è un programma che ha una funzione che verifica la correttezza di una password, no? Cioè, c'è una password di riferimento, in una variabile globale, password, che ha una certa lunghezza, e l'utente vi manda un tentativo, ok? E anche lui ha una sua lunghezza. Una implementazione banale di come verificare se una password è corretta è semplicemente dire: se la lunghezza della password tentativo e quella, diciamo, di riferimento è diversa, return false, ok? E poi cosa faccio? Beh, faccio un ciclo for per la lunghezza del tentativo, controllo il carattere iesimo, se è diverso dal carattere, il carattere iesimo del tentativo è diverso da quello della password di riferimento, faccio return false. Se finita tutta la lunghezza della stringa non ho trovato nessun indizio che ci sia una differenza, faccio return true. Ok? Ora, voi immaginatevi di poter misurare con altissima accuratezza quanto tempo ci si mette a eseguire questa routine. Ok? Non potete vedere la password, perché se poteste vedere la password, che cosa stiamo qui a fare? Qualcuno di voi riesce a vedere qual è il problema, cioè qual è il side channel che se tu lo sai già, però non fare il forno. Qualcuno ha un'idea, cioè sicuramente se lo sapete già magari facciamo provare qualcun altro, però cioè qual è il problema
Vai. Alza la voce, scusa. Esatto, cioè tu puoi sapere, misurando quanto tempo ci mette questa cosa, scoprire qual è il primo carattere sbagliato. Ok, mettiamo che ci mette un secondo a fare ogni controllo. Assurdità. Però se ci mette 5 secondi vuol dire che i primi 4 erano giusti. Ok? E quindi tu a questo punto, se la password è 1000 caratteri, non devi provare, no? Mettiamo, non so, che ci siano cifre decimali, non devi provare 10 alla 1000 possibili combinazioni. Ma devi provarne 10 alla volta, perché tu sai quando hai beccato quella giusta, perché il controllo ci metterà un po' più di tempo. E questo è un side channel. È un side channel di tempo. Un'implementazione protetta, in verità non è protetta, il check all'inizio è comunque problematico, però diciamo è non fare un early exit, cioè non fermarsi subito, ma fare indipendentemente dal tentativo lo stesso numero di operazioni e dire ok, se è diverso, cioè il risultato è il risultato di fare tutti i confronti e man mano accumulo il risultato facendo risultato end-end. Okay. Ora, questo era giusto per darvi il sapore di cos'è un side channel. Prima, diciamo, della loro innovazione, sostanzialmente, la gente cosa faceva? Prendeva questo codice, lo scriveva in assembly, lo guardava forte e diceva ora lo proteggo! E quindi lo riscriveva sostanzialmente usando dei criteri analoghi a quelli che ho presentato. Sono arrivati loro e cosa ha detto? Scrivi il codice in C e usa lo stramaledetto compilatore per fare questa cosa. Cioè, fai un'estensione del compilatore che automaticamente protegge il tuo C. Ok? Le regole erano magari comunque codificate, ma non erano state portate all'interno di un compilatore che poteva fare per te questa cosa in maniera automatica. Ok? Questo, cioè, quando io ho sentito questa idea, da compilatorista, era ovvio, no? Però in verità era l'uovo di Colombo. E chiaramente c'era un sacco di benefici, questa roba qui è più scalabile, meno error prone, richiede minor sforzo e quant'altro. Quindi, cioè, quello che voglio dire è che a volte nella scienza, ma non soltanto nella scienza, anche in un qualsiasi progetto che uno che vuole cominciare, diciamo, per distinguersi da quello che fanno gli altri, a volte è necessario una prospettiva nuova, soprattutto se il campo in cui ti stai muovendo è abbastanza maturo. E questa prospettiva nuova spesso può venire da completamente un'altra branca. Okay? Ad esempio, ai tempi del quando, diciamo, nacque la genetica, cioè voi sapete, prima c'era l'evoluzionismo, cioè diciamo Darwin, no? Evoluzionismo, tutto quanto, arriva la genetica all'inizio era considerata una disciplina estremamente antidarwinistica. Non si riuscivano a conciliare le teorie di Darwin con quelle della genetica, diciamo, Mendel e quant'altro. Finché non arrivò un tizio che non c'entrava assolutamente una mazza, era uno statistico, Fisher, e fece un trattato in cui spiegava, no, guardate, queste due cose stanno assieme da Dio. E questo ha cambiato per sempre la storia della genetica e dell'evoluzionismo. Ok, quindi qualcuno che è arrivato da una branca della scienza completamente irrilevante, magari guardando il problema da un'altra prospettiva, dice... Non avete considerato questa cosa qui, che magari dalla mia prospettiva è banale. Quindi il secondo takeaway di oggi che vorrei comunicarvi è che la contaminazione, questa è la ricetta del 127 per me, è una risorsa estremamente preziosa. Cioè, voi siete bravi, non lo so, a fare robe di machine learning, siete bravi a fare robe di UX, siete bravi a fare compilatori, non avete idea di quante discipline possano beneficiare di unire queste, diciamo, le competenze che voi avete con un'altra disciplina a caso. E questa cosa qui è estremamente importante, perché a volte magari uno pensa, ah, guarda quello che idea intelligente che ha avuto, sicuramente è una roba che non potrò mai replicare, ma poi spesso, non sempre, spesso magari si tratta soltanto di guardare cosa è una prospettiva diversa o unire contaminazioni diverse, cioè contaminare discipline diverse. Quindi questa è la seconda cosa che vi vorrei dire. E nel mio caso specifico, diciamo nel caso specifico di Revenge, io vedevo che c'era un enorme gap tra il campo del reverse engineering, quindi diciamo di decompilazione e così via, e la teoria dei compilatori. Cioè io leggevo questi paper e dicevo, ma questi stanno reinventando la ruota esagonale. Questa roba qui l'abbiamo già fatta e loro non lo sanno, oppure non gli interessa perché pensano di essere dei, diciamo, dei bambini speciali. Pensano che siccome è reverse engineering, allora no, allora noi non si applica. Ok, quindi diciamo la mia intuizione, che non è una grande intuizione di nuovo alla fin fine, era di sostanzialmente portare più
teoria dei compilatori all'interno del mondo del reverse engineering, o diciamo più in generale dell'analisi statica dei binari. Insomma, così dopo un po' decido, vado dal professor Agosta e gli dico: prof, io vorrei fare un decompilatore, se me lo fa fare, faccio un dottorato. E lui fa: ok. E così è iniziato il mio dottorato. Ok, parliamo quindi di un decompilatore. Come avevo detto, si tratta di trasformare codice macchina in codice pseudo-C intellegibile da un umano. Ma prima facciamo un attimo intermezzo su come funziona un compilatore. Ok? Questa roba dovreste sapere, però rifacciamo. Un compilatore è qualche cosa che prende tipicamente più di un sorgente, parliamo di C. Immaginiamoci di avere tre file sorgenti, sorgente 1, 2, 3 in C. Tipicamente quello che succede è che tu prendi ciascun sorgente e lo dai al compilatore, che produce un file oggetto. Ok, un file oggetto è quello che già contiene, tipicamente, codice macchina. Contiene già le istruzioni di basso livello che abbiamo visto prima, con alcune caratteristiche particolari, e quindi hai un file oggetto per ciascun tuo file sorgente C originario. Quando hai tutti questi file oggetto, invochi il linker che te li mette tutti assieme, decide dove stanno posizionati in memoria, cioè chi va prima, chi va dopo, come anche si parlava nel talk precedente, no? Dell'ordine di linking per i build deterministici, a seconda se fai 1 o 2 o fai 2 o 1 le cose possono cambiare, però sostanzialmente il linker te li mette assieme e ti dà fuori l'eseguibile che poi puoi eseguire. Ma che cosa succede all'interno del box compilatore? Diciamo, un design moderno di un compilatore vuole far sì che tu abbia un solo, diciamo, framework, soltanto che tu possa riutilizzare il più possibile per supportare tanti input e tanti output. Ovvero, quando io scrivo un compilatore, vorrei che supportasse C++, Rust, Swift e così via, e non dovessi riutilizzare quanto più possibile il mio compilatore, indipendentemente da qual è il mio linguaggio di input. Simmetricamente io vorrei che il mio compilatore non dovessi riscriverlo da zero se decido che voglio compilare C per ARM, per MIPS, per RISC-V o MIPS, giusto? Quindi l'idea è di riuscire a trovare un modo di disaccoppiare queste due cose, perché se io voglio supportare tre linguaggi e tre architetture non voglio scrivermi 3x3, ok, 3x3 compilatori, magari voglio fare uno sforzo che non sia quindi O di N per M, ma sia uno sforzo di faccio uno sforzo per ciascun linguaggio di input e per ciascun architettura che voglio targettare. Quindi invece che O di N per M, O di N più M, è uno sforzo molto inferiore. Come si fa sta roba qua? Si fa così: dati tanti linguaggi diversi, tu dividi il tuo compilatore in front-end, mid-end e back-end. Il front-end è quello che si occupa di smazzarsi tutti e soli i dettagli del linguaggio che stai considerando. No, usi un parser per produrre un AST, tipicamente, questo è quello che abbiamo già parlato prima, e poi dall'AST fai la cosiddetta code gen. Cioè, dall'AST, che è specifico per un certo linguaggio, tu emetti del nuovo codice che non è più specifico per quel linguaggio, ok? Emetti del IR. IR per cosa sta? Per Intermediate Representation. Cioè, ti inventi una rappresentazione intermedia che non dipende dal linguaggio in input, non dipende ancora dal linguaggio in output, cioè dall'architettura per cui tu vuoi emettere codice, ma è completamente autocontenuta. Qual è il vantaggio? È che ti puoi scrivere un mid-end, ok? Cioè tu puoi prendere la tua rappresentazione intermedia, farci delle ottimizzazioni e ottenere di nuovo dell'altro IR differente. Cioè, non lo so, ad esempio, immaginate, no? Tipicamente su qualsiasi architettura fare una moltiplicazione per 2 è più lento che fare uno shift a sinistra di una posizione, ok? Se tu vuoi scriverti l'ottimizzatore che ti trasforma tutte le moltiplicazioni per 2 in uno shift a sinistra, non è che te la vuoi fare ogni volta per ogni architettura e per ogni linguaggio, te la fai sul mid-end. Ok, quindi il mid-end è un posto dove puoi fare una serie di ottimizzazioni, non tutte, però dove puoi fare una serie di ottimizzazioni che sono agnostiche, sono indipendenti dall'input e dall'output. Quindi poi a un certo punto però è finita la pacchia e devi iniziare a sputare fuori sto assembly per l'architettura che volete, però quindi come abbiamo tanti front-end, avrai anche tanti altri back-end che sono specifici per ciascuna architettura, quindi avrai uno per ARM, uno per x86, uno per MIPS e quant'altro. Più sinteticamente, un compilatore moderno è tanti linguaggi in input, front-end, un mid-end dove faccio ottimizzazioni, tanti, architetture supportate in output. Questo è il tipico design. Secondo voi come è fatto un decompilatore? Il compilatore è esattamente l'opposto.
lo prendi e lo rigiri. Non è così, detta così non sembra difficile, no? Però quello che voglio dire è che il design è lo stesso, ma girato al contrario. Tu hai un front-end, in questo caso, per ogni architettura che vuoi supportare. Hai un IR che, diciamo, tu vuoi il prima possibile scordarti di da quale architettura sei partito, ok? In modo da poter fare tutta una serie di analisi, ad esempio scoprire una funzione, quanti argomenti ha, che non sia dipendente dall'architettura in input. E poi alla fine, adesso onestamente, tipicamente uno emette soltanto C. Però nulla ci impedisce di emettere anche C++, o magari se arrivi da Rust potresti anche cercare di ricostruire dei pattern tipici di Rust. Ok, problema. Se sei da solo, stai facendo un dottorato e devi supportare x86, sei nella merda. Perché x86 ha migliaia e migliaia di istruzioni. Sono tutte complicate, è un instruction set CISC, quindi ogni istruzione può fare anche il caffè. Ok? Ad esempio l'addizione non fa solo l'addizione tra due registri, ma ti setta anche i flag del processore, tipo se c'è stato overflow e quant'altro. E esattamente io non c'avevo voglia di fare sta roba. E soprattutto quanto mai sarei riuscito a fare tante architetture, no? Ma se tu vuoi fare un decompilatore nuovo, non puoi pensare di supportare una sola architettura. Quindi, l'intuizione qual è? Qual è il software che tipicamente già encoda esattamente quello che fanno tutte le istruzioni di un processore? Qual è questo software? Come? Il compilatore è una buona risposta, però il compilatore non è necessario che implementi esattamente tutto. Perché ad esempio, se tu hai un'istruzione estremamente sofisticata, tipo, non so, una che ti fa il CRC, il compilatore difficilmente, no, dato del codice, cioè se tu ti implementi il CRC, lui riuscirà a capire che quello è il CRC. Per cui più istruzioni supporta, più codifica completamente quello che fanno le istruzioni di un'architettura, meglio è, ma non necessariamente tutte. Chi è che invece deve saperle proprio tutte, se no non funziona? Una virtual machine, un emulatore, esattamente, gli emulatori. Ok? Infatti, gli emulatori. Entra nella scena QEM. Chi di voi sa che cos'è QEM? Ho mai sentito parlare? Ok, QEM è un progetto open source di emulazione, supporta un pacco, una scorta di architetture, e il punto è che è un Dynamic Binary Translator. Che cosa significa? Che non è un emulatore come magari lo scrivereste voi, no, stamattina, se pensate come scrivere un emulatore che dice ok, prendo un'istruzione, mi scrivo una funzione C che implementa quella roba lì, finché trovo istruzioni, capisco qual è l'istruzione, esegui funzione C corrispondente, ripeti, no? Non funziona così. QEM è un Dynamic Binary Translator, che vuol dire che prende un ciocco di codice assembly per un'architettura in input e te lo traduce in codice equivalente per l'architettura host, cioè l'architettura su cui sta girando il tuo emulatore. Per questo è Dynamic Binary Translator, perché traduce da un binario all'altro, cioè da un assembly, diciamo, no? Da un codice macchina all'altro, dinamicamente, cioè a runtime, mentre il programma sta eseguendo. Guess what? Questo è il design di QEM. Ok? Questa, di nuovo, è un'intuizione che ebbe Fabrice Bellard di ficcarci un bel IR in mezzo. Così se io voglio supportare tre architetture, voglio poter emulare tre architetture su tre architetture, non devo fare di nuovo 9 emulatori, ma faccio uno sforzo pare a 3+3. No? Mi faccio 3 front-end, mando tutto a un IR e poi dopo mi faccio una roba che da un IR mi traduce il codice per l'architettura host. Quindi in questo caso il nostro front-end, il nostro input, non è più un linguaggio scritto da un umano, ma è del codice macchina, lo trasformiamo nell'altro codice macchina. Vi faccio una demo brevissima giusto per darvi il sapore della cosa. Qui io ho il mio programma add. Vabbè, adesso non stampa niente, però. Possiamo eseguirlo con QEM e se gli diamo due opzioni, ci fa vedere il suo IR. Okay? Vorrei farvi toccare con mano, giusto per sapere, per sentire un po' che sapore ha, come è fatto un IR. E c'è un sacco di roba, però quello che vorrei farvi vedere, se lo trovo, beh, insomma, ve lo faccio vedere prima da qui. Se guardate, questa qui è la nostra funzione sum, no? E c'era questa istruzione LEA che sostanzialmente fa add, per quanto non si chiami add, fidatevi. Se noi guardiamo quell'indirizzo a cui sta, 5 e 5, e eseguiamo con QEM e cerchiamo lo stesso indirizzo, ci troviamo
un'istruzione. Queste qui sono istruzioni Timecode, che è il nome dell'IR di Qemu. Adesso non c'è bisogno che lo capiate integralmente, però sostanzialmente, se vedete, c'è una add, c'è 64, che vuol dire che è un'addizione fatta a 64 bit, ci sono RSI, RDI, che sono i nomi dei registri, e poi c'è una ext, che insomma fa delle operazioni e così via. Però diciamo, quindi, quello che Qemu fa, fa esattamente quello che serve a me, no? Cioè, passiamo da un codice assemblato che è a tutte le specificità dell'architettura input, a un codice intermedio che non ha più nessuna delle specificità, e quindi io posso farci delle analisi sopra in maniera generica. Se io lancio un programma per ARM, vedrò robe diverse, ma con lo stesso set di istruzioni, cioè l'IR è lo stesso che ho anche per x86 o per ARM. Altro problema: l'intermedio di Qemu non è particolarmente adatto a fare le analisi ignoranti che vogliamo fare noi, cioè a fare le analisi aggressive, costose in termini di anche tempo macchina, che vogliamo fare noi. Perché? Perché Qemu è dynamic, cioè è pensato per essere responsive. Mi dai del nuovo codice a runtime, io te lo traduco al volo, voglio tenere delle latenze, voglio mantenere una responsiveness elevata, voglio mantenere le latenze basse, non voglio che ci impieghi mezz'ora prima di lanciare il programma per iniziare a vederlo eseguire. Ok, quindi ha una serie di trade-off rispetto a un compilatore classico, con il quale comunque condivide un design, come abbiamo visto, ha dei trade-off completamente diversi, e per cui, diciamo, è molto minimale, non è fatto per fare analisi aggressive. Bene, durante il mio dottorato io sono entrato in contatto con LLVM. LLVM è un framework di compilazione. Chi di voi ha mai sentito parlare di LLVM? Ok, se avete sentito parlare di Clang, di Rust, di Swift, tutti questi linguaggi, il loro compilatore, Clang, diciamo il compilatore C++ di LLVM, utilizzano sotto una tecnologia condivisa che si chiama LLVM. LLVM è un framework di compilazione che funziona esattamente come abbiamo descritto prima, un compilatore moderno. Ed è molto, molto adatto a questo genere di manipolazioni aggressive, prima di tutto perché è un compilatore, quindi non è, al contrario di quello, non è una cosa che deve essere eseguita al volo. Abbiamo tutto il tempo del compilatore, è tempo macchina che lo sviluppatore fa make e aspetta. È molto maneggevole rispetto anche agli intermedi che anche GCC ha, è scalabile, robusto, c'è dietro le grandi aziende che ci fanno affidamento. Se avete un cellulare Android, tutto quello che è compilato sul vostro cellulare Android di C++ è fatto con Clang, quindi, ed è molto popolare, che vuol dire anche molto praticamente che riesce a trovare forza lavoro, che magari ne sa qualcosa se sei fortunato. Ed è anche un melting pot, nel senso che è così maneggevole che ha rivoluzionato quello che si pensava di poter fare con i compilatori. Ok? Penso anche il progetto stesso che faceva Barenghi era fatto con LLVM, ma ad esempio il Sanitizer, se ci avete lavorato, oppure Fuzzer, analizzatori statici di codice e quant'altro. Anche lui ha il suo IR, ve lo faccio vedere al volo. Di nuovo, non è necessario che lo capiamo a fondo, ma possiamo vedere che c'è di nuovo la funzione sum, che prende due argomenti, per 100.0 e per 101, ci fa una add, utilizzando per 101 e per 100.0, restituisce in per 103 ed è una red. Quindi, anche questo è la par, è l'IR di LLVM, quindi indipendentemente che arriva da C, C++, Swift, Rust o whatnot, e indipendente dall'architettura per cui stai compilando. Penso che non sia necessario, siano molte spiegazioni per capire dove volevo andare a parare. Sostanzialmente l'intuizione è: io non voglio codarmi un front-end per ciascuna architettura, non è adatto a Qemu per fare analisi complicate, baciatevi. E sostanzialmente, quindi, per tornare al nostro schema blocchi, questo è il design di Revenge. Prendi tutte le architetture, sono un po' più di tre, utilizzi Qemu per avere un intermedio, lo traduci nella VMIR, sono due intermedi, quindi è una cosa abbastanza naturale da fare, non è una cosa tragica. E poi dopo, invece che emettere assembly o chissà che cosa, emetti del C. Questo è il design di Revenge. Quindi offloadiamo tutto l'onere di codificare quello che fa ciascuna istruzione di un'architettura in input e l'onere infrastrutturale di avere un framework di compilazione su cui fare analisi che fosse robusto a progetti open source ben noti, robusti, esterni, Qemu e LLVM. Quindi
abbiamo, volevamo mettere un quadro, abbiamo i chiodi che sono QEMU e LLVM. Ci manca il martello. Ok, allora vorrei che, se si riesce, se riuscite a vedere, questa è una funzione simile a quella di prima, ma che fa una cosa leggermente diversa. Chi mi sa dire che cosa fa e quali sono gli argomenti? RD sono dei registri, immaginateli come delle variabili, se proprio non avete mai visto dell'assembly. Chi vuole provare? Vai. Silenzio, scusate. Somma 42 è un numero. Dove sta questo numero? Sta in RD, sì, e poi cosa fa? Ok, però RSI abbiamo perso. Allora, proviamo a leggerla assieme. Sostanzialmente, questo è il codice x86 che ha due operandi. A volte hai degli assembly a tre operandi. In questo caso, sostanzialmente, il primo operando funziona sia da posto dove metti il risultato dell'operazione che da primo operando. Quindi la prima istruzione prende RD, ci somma 42 e scrive il risultato in RD. La seconda istruzione prende RD, ci somma il contenuto di RSI e salva il risultato in RD. A quel punto move semplicemente sposta il contenuto di RD in RS. Quindi questa funzione quanti argomenti ha? Due, che sono praticamente RD all'inizio e RSI all'inizio. Ora, come abbiamo fatto noi a capire, cioè abbiamo fatto gli analisti, abbiamo fatto i reverse, ok? Come abbiamo fatto a capire che ha due argomenti? L'abbiamo capito perché c'erano due registri che erano letti prima di essere scritti. Ok? Se in cima avessimo avuto, non so, move rax 42, cioè la prima cosa che fai con rax è ci schiaffi dentro 42, quello non sarebbe stato un argomento perché era una variabile locale di cui non ti interessava il valore prima di entrare nella funzione, cioè il valore che aveva prima di entrare in questa funzione. Quindi quello che abbiamo fatto noi sostanzialmente è una data flow analysis, cioè abbiamo guardato intensamente il codice e ci siamo detti, abbiamo posto un obiettivo, quali sono gli argomenti di questa funzione e abbiamo formulato così, molto informalmente, dei criteri per stabilire che cosa è un argomento, quali registri sono un argomento. Ora, questa roba qui era indispensabile quando iniziava il progetto Revenge e serviva una forma, serviva di riuscire a formalizzarla in una maniera efficace, perché di questa roba qui se ne sarebbe fatta un sacco, un pacco e una scorta. Quindi non so chi di voi è un fan dei Daft Punk, però sostanzialmente c'è nella canzone in cui c'è George Moroder che parla, a un certo punto dice I didn't have any idea what to do but I know I needed a click, e invece che dire click io sapevo che una cosa avevo bisogno, che era data flow analysis. Quindi riuscire a fare questo genere di analisi automaticamente. Ma non solo, voglio dire, le data flow analysis, adesso non so se qualcuno di voi ha già fatto il corso di compilatori o pensava di farlo, ci sono una serie di analisi data flow che sono popolari, no? Che ti dicono ad esempio quando una variabile è viva, se una variabile è usata prima di essere stata inizializzata, questo genere di cose. Ma quello che avevamo bisogno di fare noi non era capire le analisi classiche da corso di compilatori. Bisognava essere in grado di formularne di nuove e quindi serviva un framework matematico, diciamo, robusto per poterlo fare. Perché se non si aveva chiara questa cosa qui era sostanzialmente impossibile riuscire a procedere. E quindi cosa faccio? Inizio a leggermi libri di compilatori che ti spiegano come funziona la data flow analysis. Mi leggo il Muchnik, non si capisce una mazza. Mi leggo il Dragon Book, che è quello, il logo di LLVM è ispirato alla copertina del Dragon Book. Anche questo non è illuminante. E per me la cosa diventa frustrante. Diventa veramente frustrante. No, mi sento... No, metto un dubbio alle mie capacità. Finché non arrivo a questo libro qua. Il Nielsen & Nielsen. Dove è un libro piuttosto complicato, in cui il secondo capitolo ti arriva sul naso così, ma se lo guardi sufficientemente a lungo, ti si apre un mondo e tu riesci a maneggiare queste data flow analysis, in particolare in Monotone Framework, come se fosse niente. E praticamente quando tu ti viene in mente un'idea, dici ma non è che posso metterci in Monotone Framework? Cioè diventa davvero, no? Quando, come si dice, quando tutto ciò che hai è un martello, tutto ti sembrerà un chiodo, ti dà quell'effetto lì. E quindi sostanzialmente noi abbiamo trovato il nostro martello.
Quindi, diciamo, il terzo takeaway di oggi è che se non capisci qualcosa non è necessariamente perché sei stupido. Magari sei stupido. Non sottovalutiamo questa ipotesi. Però cioè, magari qualcuno ha un modo diverso di imparare, magari tu hai bisogno di capire una certa cosa in maniera diversa. Quindi keep trying e non, diciamo, non demoralizzarti. Se siete interessati a questo argomento, c'è anche una versione for dummies. L'aperitivo si chiama. Program analysis and appetizer. Quindi avevamo il quadro che volevamo appendere, i chiodi, QMLVM, il martello, principle of program analysis. Mi mancava qualcuno che tenesse in piedi il quadro. Intermezzo, come ho conosciuto il mio socio, il mio partner in crime, diciamo. Sempre per via di questo libro, io sono andato alla biblioteca del Politecnico, ho guardato sul sito del Politecnico e vedevo che avevano una copia di questo libro qui, che costava un 50 euro. E il prof mi ha detto, ma prendilo dalla biblioteca. E guardo, l'aveva già preso qualcuno. Era già preso. E io di solito, ma chi è che osa fare con quello? Scusa un attimo. Cioè, questo forse la dice più che altro lunga sui gruppi di lavoro, la duplicazione del lavoro al dipartimento. Ma lasciamo perdere questo argomento. Quindi io vado in biblioteca, c'è il Vogon, non so chi ha letto la guida intergalattica, l'amministrazione Politecnico, mai avuto un buon rapporto. Senta, ma scusi, io vorrei sapere chi ha preso questo libro. No, la privacy non si può. Chiedo, ma mi dica la prima lettera del nome, F, mi dica la terza lettera del cognome, Z. Quindi raccontami. No joke, è letteralmente F e Z sono vere. Sono andato sulla pagina del dipartimento e ho trovato questo tizio che si chiama Pietro. E non poteva che essere lui. Ok. Fast forward 5-6 anni, siamo noi imbriati alla festa dell'azienda l'ultima volta. Siamo grandi amici e tutto quanto, ma quello che voglio dire è che interfacciarmi con qualcuno, anche se tu sei un pochino sveglio, ok? Cioè anche se magari tu sei bravo in quello che fai, no? E soprattutto se sei un ingegnere, se sei bravo, magari no, non hai avuto mai grande incentivo a imparare a relazionarti con qualcun altro, magari tendi a essere a pensare di poter fare da solo. Ma è incredibile quanto importante invece sia avere qualcuno che ti aiuta a verificare le tue idee, portarne di nuova e anche soltanto tenere alta la motivazione. Perché negli ultimi 5-6 anni ci sono state una serie di, come dire, merdoni da andare avanti. E farlo da solo è molto diverso. Quindi, nonostante, diciamo, il quarto takeaway, nonostante se voi siete svegli, siete autonomi, siete più svegli di quello che ti sta di fianco, o lo credete, vedi prima magari in verità siete dei deficienti, però o siete, diciamo, avete la attitudine dal faso tutto mio, questo è da superare assolutamente. E questo vale in piccolo, tra virgolette, no, per trovare un partner in crime, ma più in grande per costruire un team. Cioè, se tu vuoi fare un tuo progetto, quello che puoi arrivare da fare da solo in due arriva fin qui. Chiaramente costruire un team, se riesci a costruirlo bene, se hai delle persone di cui ti fidi che sono competenti, le cose che puoi fare sono molte molte di più. Questo sembrava banale, però quello che voglio dire, vabbè, oltre a essere divertente, qui siamo noi a Formentera l'anno scorso, oltre a essere divertente, cioè, c'è un grande costo. Cioè, se sei un ingegnere, imparare a relazionarti con le persone, imparare a relazionarti con persone che sono diverse da te, che hanno modi diversi di atteggiarsi, che hanno a uno da fastidio una cosa, a uno da una fastidio un'altra, imparare a mediare è una cosa molto difficile, a volte ti viene da dire, ma chi me lo fa? Ma quello che voglio dire è che invece è fondamentale, diciamo, avere l'umiltà di confrontarsi con gli altri e fare uno sforzo extra per, diciamo, riuscire a raggiungere, no, un goal, no, riuscire a realizzare il proprio progetto nonostante tutte le difficoltà. Quindi quello che voglio dire è non fossilizzatevi su voi stessi, cioè rimanete aperti. Punto successivo, lo dico senza particolare asse nei confronti dell'accademia, ma in accademia non fai un prodotto, cioè in accademia la maggior parte dei casi, anche per una serie di incentivi, hai la tendenza, soprattutto nell'ambito della sicurezza informatica, a fare magari un progetto relativamente breve, POC, cioè proof of concept, fai vedere che funziona, e poi next. Ne trovi un altro, e magari sono tutte cose fighe individualmente. Ma questo non era quello che volevo fare io. Io volevo fare qualcosa che funzionasse e che rimpiazzasse AIDA. Ok? Quindi, sostanzialmente, ho deciso di lasciare l'accademia. Quindi avevamo un quadro, chiodi, martello, qualcuno che mi tenga al quadro. La cosa che ci mancavano erano i soldi. Ok, i soldi. I soldi
I soldi sono una cosa strana. Sono anche una cosa sana, ok? Nel senso che, da un lato, se tu ti metti in gioco, no? Decidi di fare una cosa che è tua, ok? Se tu non ci guadagni, ogni tot ti chiederai, ma sto spendendo male il mio tempo, no? Mia nonna, che era una persona molto pragmatica, quando mia madre, non so, diceva, ah, ma io vorrei scrivere un articolo di giornale, mia madre a tavola, mia nonna a tavola faceva questo gesto qui, sì, ma... Chiaramente questo è un atteggiamento tossico, volendo, ma i soldi sono un modo per avere un reality check se tu stai buttando via il tuo tempo oppure no. Non è necessariamente sempre vero che se non ci sono dei soldi stai buttando via il tuo tempo, non è necessariamente vero il contrario, ma è una misura che se stai ignorando forse stai ingannando te stesso. E più chiaramente ti permettono di allargare il tuo team. Così, volevo parlare un attimo di come abbiamo, diciamo, preso i primi soldi. E dico private money perché poi ci sarà public money. Chi di voi sa cos'è il CCC o è mai stato al CCC? Ok, penso in Pauliano. Il CCC è il Chaos Communication Congress, la grande conferenza hacker europea. E ci sono un sacco di LED. Si svolge in Germania ogni anno, vi consiglio di andare. Quando lo faranno di nuovo in persona. Sono andato a questa conferenza hacker e ho conosciuto un tizio che voleva sostanzialmente che io sviluppassi un emulatore per Hexagon, che è esattamente il processore di cui parlava prima il professor Brain, no? Cioè Hexagon è sono i processori che gestiscono il baseband, cioè il modem, all'interno di una quantità, diciamo, miliardate di device all'interno dei vostri cellulari e si occupano della parte di rete, di interfaccia con la rete. E hanno tutta un'architettura particolare, VLW, sono un dito, e sostanzialmente questo voleva che sviluppassimo supporto a QEMU per questa architettura, perché lui voleva trovare bug nel baseband. Ok, era un hacker, quello faceva, ci pagava 50.000 euro, possono sembrare tanti, non sono tantissimi se vuoi mettere insieme un team, però per noi era eccitante. Qual era il problema? Il problema è che Hexagon c'ha migliaia di istruzioni, sono VLIW, che vuol dire che tu hai questi pacchetti di 4 istruzioni per volta, quindi diciamo, era una cosa molto difficile, anche per un emulatore sofisticato come QEMU, non era una cosa triviale. Quindi, cosa abbiamo pensato noi? Prendi l'ISA Manual, cioè il manuale di tutte le istruzioni, e cosa fai? Ti leggi 1000 istruzioni, ti corri la funzione in C che è, diciamo, il front-end del compilatore. Qui c'è lo pseudocodice. What if, invece che leggerci cosa fa lo pseudocodice, ci copincolliamo dall'ISA manual tutto lo pseudocodice e ci scriviamo un parser proprio alla FLC che automaticamente ti genera pezzi del compilatore. Ok, cioè invece che gestire 1000 istruzioni, ci siamo scritti un compilatore per lo pseudocodice che descrive, non voglio dire a parole, ma in maniera estremamente sloppy, quello che fa quell'istruzione, in modo da generare il pezzo di compilatore di QEMU. E ha funzionato abbastanza bene. Adesso, senza entrare tanto nei dettagli, quello che voglio dire è che se voi riuscite a lavorare in maniera intelligente, potete, diciamo, portare del valore a qualcuno che invece la maniera in cui l'avrebbe fatto lui è sostanzialmente implementare un'istruzione alla volta e potete fare margini. Margini vuol dire soldi. Voi dite, ah, i soldi, la vita. Puoi decidere cosa fare con i margini. Puoi spenderli in prostituzione e stupefacenti. Legittimo. Oppure puoi reinvestirli nel tuo progetto. Ok? Quindi questa è una via, non voglio dire che è la via per tutti i progetti, è una via strana, ma è una via che può funzionare. Cioè, se voi siete svegli, vai, la prostituzione, dimmi. Ma quando ti è arrivata questa proposta di lavoro? Noi sviluppavamo supporto a un'architettura per un progetto open source. No, ma lui, giusto per precisare, lui era un ricercatore che collaborava anche con lo sviluppatore. Sì, nel senso, c'è anche chi sviluppa vulnerabilità e le rivende sul mercato nero, ma questo invece era un ricercatore che collaborava anche con quelli upstream. Ci sono anche dei bug bounty, cioè diciamo, trovare vulnerabilità, adesso a me sono così addentro che sembra banale dirlo, ma non è sempre un'attività black hat. Comunque, procedi. Sì, il primo progetto su cui, diciamo, Revenge Labs, quindi l'azienda, è stata remunerata, ma non c'entra direttamente col decompilatore. Quanto vi siete cagati sotto per dire che non è
Ma guarda, io dico che ci siamo illusi di poterlo fare. In verità questo metodo qui... No, ha ripagato, ma non ha funzionato granché, perché, voglio dire, lo pseudocodice poteva arrivare solo fino a, un certo punto. Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, ma... But listen what comes next, perché dopo fast forward 5 anni noi stiamo lavorando per Qualcomm per mantenere il supporto a Hexagon per il UEM. Ok, cioè, quello che noi eravamo riusciti a fare era un accrocchio, un hack, ma quello che stavano facendo dentro a Qualcomm era scriversi le istruzioni a mano. E la nostra implementazione andava 12 volte più veloce. E qui c'è l'altro, cioè, adesso non so se è il punto successivo, no. Cioè, l'altro takeaway, cioè, anzi, questo è sempre lo takeaway di prima. Cioè, se tu riesci a fare una cosa in maniera furba, magari tu butti... Adesso noi avevamo un cliente che ci aveva chiesto di farlo, ma ci è capitato con altri clienti di fare del lavoro completamente buttato solo per fargli vedere che noi riusciamo a farla quella roba lì. E se tu perdi 2 mesi di lavoro a far vedere che riesci a fare quella roba lì, poi dopo per loro è inevitabile, è completamente inevitabile accettare che tu lavori per loro. Se tu, se con un altro cliente, noi abbiamo fatto vedere che riuscivamo a decompilare codice per mainframe, quando loro hanno visto che noi riuscivamo a eseguire del codice che loro avevano una grande expertise, io non sapevo neanche come cazzo funzionasse, però, e riuscivamo a eseguirlo, acquisti una credibilità, hai fatto un azzardo, hai sprecato delle risorse facendo una cosa gratis che non sapevi se sarebbe andata a buon fine, ma alla fine, quando tu hai le performance, non puoi, cioè, diciamo, vanno sopra tutto, e quindi se tu sei convinto di riuscire a farlo e riesci a farlo, no, diciamo, i soldi verranno da te, non so come metterlo. È innegabile che le performance parlano, non so se ho risposto. Però sì, diciamo, è stato un azzardo, ma comunque sia, eravamo ancora in transizione fuori dall'Accademia, detto francamente, quindi non era un tutto o niente, se è questo che vuoi sapere, non voglio fare... No, perché le mie risposte non volevo un po' fare a culo, nel senso. Avevate dalla vostra la sicurezza di saper fare quello che... Sì, ma ci siamo un po' illusi, perché poi veramente non era possibile fare una roba veramente accurata. Cioè, la prima versione non avrebbe mai potuto essere upstreamata, ad esempio. Quando iniziavi a confrontarla con... la test suite di Qualcomm che ti va a prendere tutti i corner case, in parte anche perché quelle informazioni lì non ci sono nell'ISA manual, ok? Cioè, nel senso, ci sono dei corner case che non erano proprio codificati. Ok, public money, in parallelo, no, siccome diciamo eravamo sia io che il mio socio eravamo ricercatori, normalmente si va avanti con soldi pubblici e ricerca. E quindi avevamo applicato a un bando per piccole e medie imprese, anche qui erano più o meno 50.000 euro, e l'avevamo vinto, e poi avevamo partecipato a una fase 2 che era di 1 milione di euro, che iniziamo a parlare di qualche cosa di concreto. Insomma, arriviamo in finale, facciamo un sacco di sforzo, e alla fine ci segano. Legit. Questo per noi è stato un grosso colpo, no? Cioè, è stato veramente, avevamo messo un sacco di energie, ci eravamo stressati all'interno del team, con alcuni membri ci sono stati degli attriti, e in più questi soldi avevano anche, adesso non voglio fare l'uovo il peluva, però diciamo, con i soldi dell'Europa non puoi andare a prostituzione o a stupefacenti. non lo devi dichiarare, ok? Cioè, avevano molte più strings attached, e quindi inoltre avevamo fallito, e quindi per noi questo è stato un momento di grande realizzazione. E sostanzialmente siamo arrivati a una serie di punto di pivot in cui abbiamo deciso di cambiare l'approccio. Cioè, noi eravamo questo gruppo di ricercatori usciti dall'Accademia che aveva passione, gli piaceva fare dei progetti sperimentali e aveva questa idea di creare revenge, qualcosa che funzionasse. E invece, dopo questo diciamo grosso colpo di aver investito tutte queste energie e aver fallito, abbiamo deciso di, uno, non mirare più a soldi pubblici, focalizzarci soltanto su consulenze dove riusciamo a fare margini e diciamo essere meno avere meno azzardi. Ad esempio, abbiamo fatto una consulenza che non è stato un grande successo con una grande azienda cinese, e sospendere tutti i progetti di ricerca. Questa è stata forse la cosa più triste di questo periodo, ok? Cioè, noi avevamo, non so, un progetto di automaticamente individuare tutte le librerie open source all'interno di un firmware guardando soltanto le stringhe. Bellissimo.
Ma il punto qual era? Che questo era un progetto di 3-6 mesi che poi o lo trasformai in un prodotto, perché l'azienda a un certo punto deve monetizzare o avere un orizzonte di monetizzare qualcosa, oppure erano risorse sprecate. E quindi abbiamo deciso di sospendere tutti i progetti di ricerca. Abbiamo deciso di metterci su un percorso critico, no? Per poter arrivare a rilasciare Revenge. Cioè l'unica cosa che a noi ci interessava da quel punto in poi era rilasciare Revenge, rilasciare il decompilatore, una cosa che funzionasse, niente cose altre. Questo può sembrare una cosa triste, no? Un evento triste, ma in verità questo è stato il momento più importante finora di realizzazione di come funziona un progetto e, diciamo, in particolare di come funziona la startup. Perché i soldi possono essere tossici. Cioè prima abbiamo detto che i soldi sono sani, ma i soldi possono anche essere tossici, perché ti portano via la risorsa più importante, e questo è veramente il punto più importante di tutto quello che ho da comunicare, che ha una startup, che è il focus. Cioè la cosa più importante non sono i soldi, la cosa più importante che ha una startup per poter avere successo è il focus, avere chiaro quello che vuole fare. Questo non vuol dire sbattere la testa contro il muro e ignorare tutti gli input esterni. Se qualcuno ti dice che quello che stai facendo fa schifo e non funziona, devi ascoltarlo, il feedback dagli utenti, diciamo, o in generale dal mondo esterno è importante, ma la dispersività è assolutamente il più grande rischio esistenziale per una startup, ok? E oltre a ciò, se tu sei uno che si scimmia, che gli piace provare cose nuove, questo richiede una dose di disciplina enorme, e questo ha avuto anche un costo, perché alcuni membri del nostro team abbiamo avuto una sorta di rotazione naturale, perché alcuni membri del nostro team, molto bravi, molto talentosi, cercavano di vivere più un profilo da ricercatore. Ok, io voglio fare un progetto da 3 mesi che sia figo, che magari ci posso mettere sotto il mio nome, ed erano progetti fighi, ma poi dopo passare oltre. Ok, e questo non è possibile, la nostra organizzazione è che non è possibile farlo se vuoi fare un'azienda di prodotto. E quindi abbiamo, diciamo, anche cambiato il profilo delle persone che lavoravano da noi, magari in gente più... Magari sì, sempre innamorata del progetto, perché comunque sia, Revenge è un progetto innovativo e che è disruptive nel suo campo, ma non ci sono più tutti i progettini a latere. E quindi c'è stata una rotazione del team. Intermezzo. Perché non vai a pigliare i soldi da Venture Capital? Venture Capital sono i grandi fondi di investimento, chi per esso, che ti hanno una barca di soldi e ti prendono una parte di quota di azienda. Anche parlare con VC porta via il focus, perché devi pensare come venderti, non è del tutto differente dai fondi pubblici. Infatti quelli, il bando europeo grosso sostanzialmente utilizzava gli stessi criteri che utilizzavano il venture capital per fare selezione, ma molto più praticamente il mercato a cui noi ci riferiamo, detto francamente, non è un mercato enorme, è un mercato da 50-100 milioni di euro, ok, che può sembrare tanto, ma un venture capital si aspetta che ti dà 1 milione e tu gliene dai 160 dopo 8 anni, okay? E quindi questo non è in realtà molto appetibile per un venture capital. In più, poi, insomma, ci raccontiamo che a me piace l'idea di autobootstrapparci, ma da un'altra prospettiva, forse il momento migliore in cui tu puoi dare via un pezzo di azienda è quando non sei soltanto un'azienda che dal punto di vista delle revenue fa consulenza, ma è quando hai dimostrato che il tuo prodotto ha un valore sul mercato, perché allora loro non stanno più comprando le tue competenze, stanno comprando la possibilità che il tuo prodotto scali all'infinito. E quindi questo è quanto. Basta bullshit, vediamo una rapida demo, se i demo god mi assistono. Allora, sostanzialmente Revenge è questa roba qua. Chi di voi usa VS Code? Ah, bravi ragazzi. Sostanzialmente quello che noi abbiamo fatto è prendere VS Code e fare un plugin che si interfaccia con Revenge. Cioè, dietro c'è tutto un backend che si occupa di decompilare il binario, fare tutte le analisi e tutto quanto, e questo come funziona? Nota che siamo nel browser, ok? Cioè, Revenge è un decompilatore che può funzionare anche all'interno del browser. Potete scaricarvi una versione di VS Code completamente standalone, così nessuno vede che craccate i vostri giochi in hentai o no? Però potete anche usarlo nel browser, quindi diciamo l'idea è di minimizzare qualsiasi attrito alla usabilità. E qui adesso vi faccio vedere giusto un paio di view, però qui abbiamo il decompilato, cioè scusate, il disassemblato, qui abbiamo il decompilato e possiamo anche navigare, se fai control click ti porta a dove è definita un tipo di funzione, e
E poi abbiamo ad esempio anche il CFG, che sostanzialmente è un grafo che ti fa vedere come è organizzata una funzione. Quindi diciamo, view ancora abbastanza base, noi non siamo ancora, diciamo, questo qui è una beta privata, non se andate a quell'URL, a meno che io mi sia collegato alla rete del Politecnico, non dovreste potervi collegare perché gli IP sono whitelistati. E basta, quindi questo è quello che facciamo noi. Ma a parte la UI e la UX, che voglio dire, questo è importante, no? Cioè voglio dire, avere l'undo, queste robe qui, adesso hai da undo. Tu se vuoi fare un progetto non puoi competere solo sulla UX. La UX è assolutamente importante. Ma cos'è che distingue quello che facciamo noi davvero in termini, diciamo, cos'è che, da che punto è che siamo innovativi anche da un punto di vista veramente di ricerca? Ed è sostanzialmente il riconoscimento delle strutture dati. Okay, questa è una roba che nessuno ha mai fatto nel campo del reverse engineering. O diciamo, sicuramente non è mai stato messo in un prodotto. Cioè immaginiamo di avere questo programma, cioè queste strutture dati, okay, delle piccole estratte in C. Quindi abbiamo una struttura point che ha tre coordinate x, y e z e un'altra struct drawing che contiene 10 point, un array di 10 point e width e height. Ok? Questo è codice C, non è codice decompilato. Immaginiamo di avere una semplice funzione che itera sui 10 elementi di questa struct drawing che viene passata per argomento e inizializza ciascun punto all'indice dell'iterazione, la x all'indice dell'iterazione, la y al doppio dell'indice di iterazione, la z al triplo dell'indice di iterazione. E poi imposta la dimensione. Ora, vediamo cosa fanno gli altri e vediamo che cosa fa Revenge. Questo è Ghidra, chi di voi sa che cos'è Ghidra? Ok. Ghidra fa questa roba qui. Ok, vediamo che c'è, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però vediamo che c'è un loop do while. Vediamo che la variabile di induzione LVAR viene incrementata ad ogni iterazione e vediamo, no? Che c'è un per 2, c'è un per 3, viene assegnato, cioè sostanzialmente il nostro vediamo dov'è il puntatore iniziale è pvar e viene incrementato di 3 interi ad ogni iterazione e ciascuno elemento viene considerato un array. Abbiamo pvar 3 che viene referenziato assegnato, 1 che viene assegnato alla variabile iniziale per 2 e 2 che viene assegnato alla variabile iniziale per 3. Questo è quello che fa Ghidra. AIDA, qualche cosa di vagamente analogo. Vediamo anche qui moltiplicare per 3, per 2 e vediamo, no, che qui c'è dereferenziare, quindi è abbastanza analogo. La cosa differente che facciamo noi è che abbiamo uno strumento di detection automatica delle strutture dati, ok? Cioè, qui sostanzialmente vedi aritmetica dei puntatori, cioè tu hai un puntatore, ci sommi un valore, lo dereferenzi e lo assegni con l'operatore star. Quello che facciamo noi è questa roba qui, ok? Abbiamo un loop, viene incrementato ad ogni iterazione, ma ci siamo accorti che RDI è una struct che ha un array e che ha elementi fatti da tre field. Ok, non solo questo, se andiamo a vedere, Revenge detecta queste strutture dati qua, completamente in maniera automatica. E questa roba qui non l'ha mai fatta nessuno. Ok, quindi l'idea innovativa davvero, no? Se torniamo a parlare di fare ricerca, essere innovativi per davvero, a parte la UX, no, le tecnologie sottostanti e tutte queste cose qui, che sono tutte cose con cui si può recuperare facilmente. La cosa con cui noi speriamo di riuscire a creare un distacco con gli altri è recuperare automaticamente le strutture dati. Quindi far sì che quando tu apri una funzione per la prima volta, ti vedi gli accessi con gli array, ti vedi i field. Poi chiaramente devi dargli tu un nome adesso, che capire automaticamente i nomi, quello ancora no, anche se abbiamo delle idee con machine learning per assegnare automaticamente nomi. Però l'idea è di spazzare via una delle cose maggiormente frustranti che quando guardi il decompilato, che è aritmetica dei puntatori e doverti creare tu l'estratto a mano. E non solo crearti tu l'estratto a mano guardando come viene usato un puntatore all'interno di una funzione, ma noi lo facciamo automaticamente interproceduralmente. Cosa significa? Che se tu hai, mettiamo, una struttura che ha 12 field, ma hai 12 funzioni e ognuna accede a un field diverso,
noi utilizziamo le informazioni di tutte le 12 funzioni per detectare il layout della struct. Ok? Quindi questo per darvi un sapore di cos'è veramente differente. Riusciamo a beccare gli array, riusciamo a beccare le struct, struct di array e cose simili, e questo abbatte significativamente i tempi che uno impiega per fare reverse engineering, no? E quindi se tu rinomini un field qui e ci sono altre 12 funzioni che lo usano, viene propagato automaticamente. E questa è un'attività di reverse engineering, oltre al dare nome alle cose, che è sempre stata trascurata. Sempre assolutamente stata trascurata. Quindi questo abbiamo detto. E l'ultimo takeaway è un po' ambizionato, però fate qualcosa che appassiona, perché sennò in tutto quello che abbiamo detto oggi ci sono un sacco, come detto prima, di merdoni, ci sono un sacco di parti frustranti, e se non fai qualcosa che ti appassiona, ti fermerai a metà strada, puoi essere stato fortunato, che è una cosa su cui abbiamo glissato, ma va sempre tenuta presente, puoi aver, diciamo, avuto tutte le intuizioni, puoi averne delle altre, ma se non fai qualcosa che ti appassiona non arriverai in fondo. E quindi basta, questo è quanto, ho del merchandising, se volete. E stiamo per riaprire le assunzioni, se qualcuno vuole droppare un'email, e se ci sono domande siete benvenuti. Prego.